della verità sovente con lo spettacolo Passo Dopo si è aperta a Popiglio la nuova stagione del Teatro Mascagni, Teatro della Montagna Pistoiese. A esibirsi nell'appuntamento inaugurale è stato Francesco Bottai, alle spalle una carriera decennale con il gruppo I Gatti Mezzi. Solista che viene da un disco che si chiama Vite Semiserie e da un singolo che appunto si chiama Passo Dopo, e stavolta però la cosa ganza è che ci sono gli Omini che hanno collaborato con me, mi hanno dato una mano a dare, diciamo, un po' un senso teatrale a questo spettacolo. Abbiamo trasformato questa cosa in uno spettacolo, il mio concerto in uno spettacolo di teatro canzone. Per la prima volta proviamo a inserire in stagione due appuntamenti musicali, il primo quello di stasera con Francesco Bottai, con Passo Dopo, dove prosa e musica si mischiano in armonia, quella che ci può donare un sopraffino musicista come Francesco Bottai, e l'altro con i musici di Guccini, i musicisti storici del Maestro di Pavana, che ci accompagneranno con le sue canzoni. L'altra novità importante sarà la collaborazione inedita con il Teatro di Bagni di Lucca, con un mini abbonamento col costo vivo degli spettacoli, al quale sarà aggiunta l'offerta di un servizio navetta da Popiglio a Bagni di Lucca e viceversa per due appuntamenti teatrali. Due da noi, come quello di stasera, e La Signorina Else, produzione dell'Associazione Teatrale Pistoiese, esportato in tutti i teatri d'Italia, tutti i maggiori teatri della penisola, e due a Bagni di Lucca con grandi firme del Teatro Nazionale e Internazionale come Lello Arena e Giuseppe Cederna. Gli altri spettacoli, come già successo nelle stagioni precedenti, cercheranno di trovare una relazione col territorio e con il mondo che ci circonda. Intanto con Piantate in terra come un faggio una croce di Elisabetta Salvatori, che ci parlerà della vita di Caterina da Siena e di Beatrice di Piandegliontani. L'altro spettacolo che ci troveremo a guardare è portato da una compagnia che ben conosce il Teatro di Popiglio, gli Omini di Pistoia, con il terzo capitolo del progetto T, che ci parla delle ferrovie e delle stazioni che da Pistoia salgono sulla montagna pistoiese fino ad arrivare a Bologna, in questo caso visto dal punto di vista del controllore. Anche gli altri ad essere tristi, gli artisti sono...